Come ti chiami? Soprannome? Gabriele, Fabio, Gabboman, il buon Fabio. Tre aggettivi per definirti. Tre aggettivi per definirmi, allora, generoso, intelligente, buono. Boh, è il primo. No, scherzi, a parte permaloso forse, un pochino sì. Buono, di cuore, sì, anche perché il buon Fabio è il mio soprannome. Un terzo, solare. Il tuo punto debole. Sono troppo buono. Questo è il mio punto debole. La mia disponibilità. Sono troppo disponibile, purtroppo. Se vincessi 10 milioni di euro, cosa compreresti come prima cosa? Credo immediatamente una villa. Però non vorrei spendere troppo. Sono anche abbastanza tirchio. Casa e macchina, insieme. La parolaccia che dici più spesso. Cazzo. Cazzo, dovunque, cazzo, qualsiasi cosa, cazzo, 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 mi piace, no, non mi piace, cioè mi piace dire la parolaccia, ma vai. Porca troia. Ti hanno mai picchiato? No, sono finito in una baruffa e diciamo che le ho prese e le ho date, ma solo picchiato senza ridarle, no, non mi è mai capitato. No, anzi, sì, oddio, è capitato che ho fatto a scazzottate, ma ero abbastanza piccolo, cose che succedono alle elementari, insomma. La prima cosa che fai al mattino? Abbasso la sveglia. Non si può dire quello che faccio. No, scherzi a parte, mi sveglio e imprego. Imprego contro qualunque cosa mi capita a tiro. L'ultima cosa che fai la sera? Metto la sveglia per il giorno dopo. Di solito gioco col telefono. Clash Royale probabilmente. Cosa cambieresti del tuo corpo? I ditoni delle mani. Per il resto c'è una cosa un po' troppo lunga. Il naso. Oddio, forse le braccia, poco poco più grandi, poco poco più spesse. Tre cose che guardi in una donna. Tette, tette e culo. Occhi, seno e culo. Classiche cose. Se le tradisce, perdoni? No, in genere no, dipende da tante cose, però in genere no. Un sogno ricorrente che fai? Allora, lo faccio praticamente una sera sì e l'altra pure. Sogno di essere tornato indietro nel tempo, di essere a scuola e di dover fare l'esame di maturità. Solo che il problema è che non ho studiato e che quindi molto probabilmente andrà male, cosa che nella realtà non è avvenuta perché ho preso il massimo dei voti. Un altro sogno ricorrente, sogno di volare, sempre, proprio dopo aver fatto l'esame che è andato male, volo. Io che devo ripetere gli esami di scuola, più che altro mi viene se sempre da sognare che non mi hanno mai interrogato per tutto l'anno e che a fine anno, prima degli esami, devo fare un'interrogazione generale su tutto. Io vado nel panico perché non ho mai studiato niente. Una figura di merda che hai fatto? Una a caso? Bene, ho fatte tante, però una volta a casa della mia ragazza ho fatto, credo, una delle peggiori figure di merda, proprio nel vero senso della parola, perché sono andato al bagno, ho fatto uno stronzo di quelli di dimensioni sproporzionate e non scendeva. Sturavo, sturavo e non scendeva. Erano 40 minuti che ero al bagno e si chiedevano che fine avessi fatto. Alla fine sono uscito e ho dovuto ammettere che lo stronzo non scendeva e quindi mi sono fatto dare una mano dalla mia ragazza. Poi negli anni è successo anche più volte, però insomma, la prima volta è stato abbastanza imbarazzante. Oddio, figura del merda, potrebbe essere una delle ultime che mi è capitata. Ero in vacanza a Monaco con due miei amici, involontariamente mi scappa un peto, chiamiamolo così, è un po' rumoroso, e uno dei miei amici si gira verso di me e mi fa: ma io ho scureggiato, io ho fatto finta di niente, ho detto ma non lo so, e lui ha detto: ah, forse è stato il rumore delle scarpe, qualcuno che si è girato a quanto ora. Ti depili? A volte, però dipende. Mi piace l'uomo no, mi piaccio villoso, mi piace l'uomo villoso. Mi piaccio villoso, però a volte non lo so, una ripulita qua e là, è giusto darla. Non tutto, però sì. Cioè, nel senso, non è che mi passo la lametta proprio tipo liscio come le donne, però sì, accorcio il pelo, quello sì. Qual è l'ultimo libro che hai letto? Risale a più di un anno fa. Se non ricordo male, 1984 di Orwell per la quinta volta. La biografia del capitano, Francesco Dotti. Ti sei mai ubriacato? Ci ho fatto il video su YouTube, sono finito in coma etilico, cercatelo, andate a guardare se non ci credete. Vabbè, è stata l'unica volta in realtà, così sembra che
Non sono un ubriacone. È successo una volta, non è più successo perché mi sono messo paura. Sì. Bestemmi? Soprattutto durante le partite della Roma. Poi nella vita di tutti i giorni dipende, però a volte mi capita, sì. Sarei un ipocrita a dire che non è vero. A volte? Cosa fai se un gatto nero ti attraversa la strada? No, cosa fa il gatto nero se io attraverso la strada a lui? Se gratta le palle, se gira e scappa? Niente, vado avanti tranquillo. Non sono superstizioso, amo i gatti, come tanti animali. Ma la legge è uguale per tutti? Ma assolutamente no, e c'ho le prove, però me le tengo per me. Purtroppo no, dovrebbe esserlo ma non lo è. Che animale vorresti essere? Un rapace. Mi piace volare. Un cane o un lupo, meglio ancora. Di che cosa hai paura? Ma del tempo che passa, dei pipistrelli, boh, basta. Di tutto e di niente. Film preferito? Ce n'ho tantissimi, ma credo che la saga di Rocky li batta tutti. Film preferito? Non ce n'è uno solo. Posso scegliere la saga di Rocky, quello sì. Piatto preferito? Pizza. Ce ne sono tanti, tanti piatti che adoro, però penso che una bella tagliata di carne quasi al sangue, quella forse non si batte. Come ti immagini tra 20 anni? Spero sposato e con prole, al seguito. Però 20 anni ci hanno la coda lunga, non saprei. Non, forse non mi immagino, mi vedo proprio tra 20 anni, forse non ci arrivo. C'è vita dopo la morte? Spero di sì, ma sono quasi sicuro di no. Quindi spero di sì.